Ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Come al solito mi raccomando, prima di partire, iscrizione è assolutamente importante, campana attiva, like, commenti, iscrizione nel gruppo WhatsApp tra i miei iscritti, info tutte in descrizione. Inoltre vorrei ricordarvi che giorno 3 agosto all'1:30 di notte tenterò di mandare in live quella che sarà l'ultima partita della tournée americana contro il Real Madrid. Per essere avvisati in tempo, appunto, iscrizione, campana attiva e verrete avvisati su quelle che sono le manovre per poter far vedere la Juventus. Questa è la parte spot. Adesso veniamo all'argomento. Allora, sto registrando adesso, è il lunedì 31 luglio, siamo più o meno a 10:30 di sera, e sta rimbalzando una notizia per cui praticamente pare che il Chelsea sia aperto a quello che è un possibile scambio Lukaku-Vlahovic. In che senso è aperto? Perché se fino ad oggi non aveva praticamente manifestato l'interesse verso il serbo in funzione della trattativa di Lukaku, adesso pare abbia aperto questa possibilità e si sta cominciando a trattare per quanto riguarda non solo il passaggio dei due giocatori, quindi lo scambio, ma anche per il conguaglio a nostro favore. Ovviamente il Chelsea è ingolosito dalla cosa perché si priverebbe di un giocatore che è sostanzialmente fuori completamente dal loro progetto, che è praticamente quasi fuori rosa. È un trentenne, quindi va, mi pare, per i 31 anni, percepisce uno stipendio di 12 circa netti all'anno, quindi insomma uno stipendio di tutto rispetto, e metterebbe in casa uno di 23 anni con almeno 7-8 anni di crescita davanti, che al momento, ad oggi, alla Juventus percepisce mi pare 7 milioni all'anno, quindi andrebbe anche a avere fra virgolette uno sconto su quello che è l'ingaggio del giocatore, perché insomma magari puoi offrire qualcosina in più, ma non sicuramente i 12 che percepisce Lukaku. Quindi dal punto di vista Chelsea posso assolutamente capire questa eventuale situazione. Invece dal punto di vista nostro, io ho sempre detto e ribadisco ancora una volta che spero onestamente che la cosa non vada in porto e che ci si concentri su altri contesti. Anche perché noi abbiamo bisogno veramente così in maniera spasmodica di cercare un'alternativa a Vlahovic. Vlahovic tutto sommato è non con tanto quel mezzo anno dell'anno scorso con noi, perché è arrivato a gennaio, quindi insomma possiamo eventualmente abbonargli quei 6 mesi, ma sono noi da quest'anno sostanzialmente, e quest'anno sappiamo che è stata un'annata disastrosa per n motivi. Ha avuto le sue colpe, perché effettivamente le sue colpe le ha avute, però insomma l'ambiente era quello che era, la situazione in campo e fuori era quella che era, non è il caso di tornarci, però lo sappiamo. Ha avuto problemi di pubalgia, insomma, comunque sia, insomma, in un anno qualche golletto l'ha fatto, e tutto sommato, anche se con minutaggio differente, ha fatto tanti gol quanti ne ha fatti Lukaku, 14 durante la stagione scorsa. Poi se ci mettiamo che appunto ha 23 anni e ha qualche anno davanti di crescita, io onestamente sono straconvinto, e non voglio gufarmene, non voglio che sia così, assolutamente vorrei che rimanesse, sono convinto che nel qualora andasse a Chelsea piuttosto che un'altra squadra, noi lo rimpiangeremo. Perché secondo me Vlahovic ha le potenzialità per diventare un grande centravanti. Purtroppo va messo anche nelle condizioni di poterlo fare, va di pari passo che deve crescere anche lui di testa, però comunque ha il tempo per poterlo fare. Lukaku ha 30 anni, Lukaku è un giocatore che sicuramente a livello tecnico alzerebbe il livello di quello che è l'attacco della Juventus, perché comunque un centravanti fatto e finito, con esperienze ne ha da vendere, fisicamente è messo veramente bene, però sappiamo che diciamo a livello ambientale già pronti via non troverebbe un ambiente che lo sosterrebbe sicuramente al 100%, poi sappiamo che i tifosi dopo il primo o secondo gol insomma gli passa tutto, però comunque sia secondo me faticherebbe non poco, poi per uno come lui fra virgolette un po' insomma introverso sicuramente non sarebbe una passeggiata di salute. Per poi magari si fa la sua
onesta stagione per poi eventualmente l'anno prossimo decidere se andarsene o meno. Tra l'altro, se non trova acquirenti oggi Lukaku, di anni ne ha 30 e che praticamente il Chelsea vuole disfarsene, non vedo come magari possa trovarle l'anno prossimo e quindi dovremmo tenercelo sul groppone. Purtroppo è una situazione che abbiamo vissuto già diverse volte, magari con altri giocatori. Alla fine, magari ci siamo dovuti tenere il giocatore anche contro voglia. Tra l'altro, lui prende al Chelsea 12 milioni all'anno, volendosi scontare quello che è lo stipendio. Insomma, non penso scenda tanto quanto ne percepisce Vlahovic. Quindi andremo a perdere sicuramente rispetto all'ingaggio che diamo al serbo. Quindi io ci vedo tutto da perdere sostanzialmente con lo scambio con Lukaku. Spero vivamente non si faccia, anche perché io tutta questa priorità non la vedo. Poi vedo in Lukaku, come quella dichiarazione rilasciata per lo scambio di battute con un tifoso belga, che gli dice: non dire, se vai alla Juve, non dire forza Juve. E lui sì, annuisce. Cioè, questo viene quasi per farci un piacere, ma che stia dov'è? E che il Chelsea se lo tenga. Io sinceramente spero, e ribadisco ancora una volta, spero che questo scambio non si faccia, perché non lo vedo come una priorità. Io vedo priorità un regista, io vedo una priorità qualche terzino, fermo restando che è entrato Cambiasso sulla sinistra al posto di uno Alessandro, che ce lo teniamo sul groppone da anni. Però comunque sia, le priorità secondo me sono assolutamente altre. Così come sto leggendo, adesso non so se questa invece è una notizia di quelle fake, dell'interessamento della Juve per Donnarumma. Io onestamente non vedo tutta questa priorità da dare al cambio di portiere. Abbiamo Szczęsny, che non è sicuramente il miglior portiere del mondo, però insomma va bene, non è che fa proprio così schifo. C'è un interesse da parte del Bayern Monaco perché deve trovare un sostituto per Neuer, e visto che Sommer è nel mirino dell'Inter. Però Tech è un po' in dubbio se accettare o meno eventualmente, perché sa che deve andare a fare il primo per 5-6 mesi per scaldare il posto a Neuer, e quindi dopo dovrà fare il secondo di Neuer. Piuttosto che fare questo tipo di lavoro, ovviamente preferisce restare alla Juve per giocare titolare. Però nel caso in cui in qualche modo sia il Bayern Monaco a accaparrarsi le prestazioni del polacco, noi abbiamo come secondo Perin, che può fare tranquillamente il primo, lo ha già dimostrato diverse volte. Al limite avremo poi l'esigenza di trovare un secondo. Magari prendi un Carnesecchi o un giovane rampante, diciamo così, e te la cavi con terzo portiere Pinzolio. Quindi questa la vedo come una sostanziale fake, o perlomeno una di quelle notizie che ci sono e non ci sono. Però quella di Lukaku pare, almeno da come ho letto, che effettivamente qualcosa di vero c'è. Spero che non sia così. Vivamente spero che non sia così e che la trattativa non vada in porto. Detto questo, io vi ringrazio, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è assolutamente importante, campanella attiva, like e commenti, e fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve!